Ma devo dire che comunque il mister è stato subito chiaro dal primo giorno che è arrivato. Non lo so, cioè, non posso dire cosa è cambiato e cosa non è cambiato, però posso solo dire che comunque stasera abbiamo fatto una grande partita anche sotto il punto di vista della cattiveria, dell'agonismo, quindi sapevamo come i nostri tifosi ci tenevano al derby e per noi è stata un'ottima partita da parte di tutti, da partire dai portieri, attaccanti, tutti siamo stati sul pezzo e per noi è stata una partita fondamentale. Beh, devo dire che cioè io in particolare ci tenevo tantissimo oggi a non prendere gol perché comunque era da un bel po' di partite che prendevamo gol. Sono molto contento anche per Vincenzo perché comunque per un portiere prendere fiducia è molto importante. Siamo contentissimi di questa vittoria. Anche dal punto di vista personale, hai avuto qualche problema, insomma, nelle scorse partite, hai avuto infortunio, ora, insomma, come stai? Come ti senti? No, adesso mi sento recuperato al 100%, mi sento benissimo. Sono al 100% adesso e quindi si battaglia per le prossime partite, subito. Già pensiamo alla prossima partita. Ecco, Sasà, ti volevo fare una domanda sul tuo ruolo. Insomma, ormai siamo d'accordo tutti, tu nella difesa 3 non puoi che fare il centrale. Beh, mi piace giocare centrale dei tre, devo dire che lo preferisco. Poi stasera è andata bene. Anche grazie comunque all'aiuto dei compagni difensivi di reparto come Antonio e Iaro, che hanno fatto anche loro una grande partita. Comunque siamo contentissimi perché si è visto lo spirito stasera in campo. Ci teniamo tanto perché comunque non meritiamo la classifica, e lo dobbiamo dimostrare sul campo. Salvatore, buonasera. Francesco Salviani del Fino News. Ecco, mister Breda ha parlato di un aspetto, la consapevolezza di questa squadra. Ecco, come siete riusciti ad avere questa consapevolezza, questa sicurezza? Ma devo dire che il mister è stato subito chiaro, ripeto, ha trasmesso quei due o tre concetti che comunque lui ci teneva a dare, penso che comunque stasera si sono visti. E comunque, ripeto, la partita di stasera era, diciamo, fondamentale per noi. E questi 3 punti ci danno molto, molto morale, ci fanno comunque già pensare alla prossima, perché comunque non siamo arrivati da nessuna parte, siamo consapevoli che comunque il campionato è lungo. Ma questi 3 punti ci aiutano anche a livello morale. Ecco, quando parli di pochi concetti ma chiari, ti riferisci, Sasà, anche e soprattutto agli sviluppi sulle palle inattive? Beh, diciamo in generale, concetti che comunque aiutano una squadra ad ottenere il risultato finale. Sasà, siete pronti a questo tour de force in arrivo? Perché vedrete tantissime partite. Sì, siamo pronti, siamo in tanti, ci sarà bisogno di tutti, adesso non bisogna mollare nulla e ce la metteremo tutta perché comunque siamo in tanti, ci sarà bisogno di tutti, ripeto, e ce la metteremo tutta.